Sì, grazie. Rapidissimamente ripercorriamo la storia recente di Campotestaccio, che fino al 2006, ricordo, è stato un impianto sportivo comunale. Nel 2006 l'idea di realizzare un parcheggio sotterraneo, epoca veltroniana. Questo progetto è stato poi sottoscritto effettivamente durante la consiliatura, la sindacatura Alemanno, e durante la stessa consiliatura è stata revocata la concessione, quindi questo parcheggio sostanzialmente non si è mai realizzato. Nel 2013 arrivano le nuove elezioni, quindi sindaco Marino, Alfonsi presidente di municipio, Zingaretti, presidente della Regione Lazio. Tra il 2013 e il 2016 sostanzialmente non avviene nulla per Campotestaccio, tanto che in effetti nel 2016, all'inizio dell'attuale consiliatura, ricordo all'inizio del nostro mandato, gli articoli sul Messaggero che presentavano appunto Campotestaccio come una discarica a cielo aperto, popolata da topi, eccetera. Tra il 2016 e il 2020 cosa è successo? Innanzitutto è stato aggiornato il piano urbano parcheggi e quindi è stato eliminato Campotestaccio dal piano urbano parcheggi. È stata effettuata la bonifica dell'area e è stata infine ricoperta la buca, diciamo così, che era rimasta dopo aver tolto la spazzatura che si era lì accumulata. In tutto questo quindi è stato fatto dal Dipartimento Mobilità, Dipartimento Ambiente e Dipartimento Sport. Nel 2019 arriviamo alla classificazione degli impianti sportivi comunali, dove l'Assemblea Capitolina recepisce le indicazioni provenienti dal municipio e quindi classifica Campotestaccio come impianto di competenza municipale. Classificazione che ricordo da subito è stata accolta negativamente in realtà dal municipio. Ricordo addirittura l'assessore allo sport che si disse sorpreso di questa decisione. Quindi nel frattempo abbiamo lavorato come era d'accordo tra tutti i componenti della commissione, tutti i consiglieri, a aggiornare questa classificazione. Io, in qualità di Presidente della Commissione Sport, ho inviato tre note tra ottobre, novembre e dicembre a tutti i municipi. L'ultima è stata una risposta in data 30 dicembre da parte del primo municipio che comunicava di non avere novità da comunicare. Motivo per cui appunto abbiamo lavorato all'aggiornamento della classificazione degli impianti, prendendo atto tra l'altro appunto che l'impianto, diversamente dalle indicazioni date al municipio, è chiaramente un impianto di rilevanza cittadina, e quindi con questa mozione chiediamo di dare seguito alla volontà che di fatto è, ripeto, manifestata anche dallo stesso municipio, che appunto ha fatto ricorso alla regione per stabilire un protocollo per la gestione dell'impianto e quindi stabilire che l'impianto sia di competenza dipartimentale, un impianto di rilevanza cittadina. Questo è l'impegno che chiediamo alla Giunta e alla Sindaca. Grazie.